Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel. Oggi è un appuntamento un po' particolare della nostra rubrica, da un lato perché è la numero 200 da quando abbiamo iniziato e anche perché è l'ultima del 2020. Quindi, visto l'approssimarsi anche delle festività natalizie, diciamo, non potevamo esimerci dal parlare, dall'approfondire un po' gli aspetti nutrizionali delle feste natalizie. Ovviamente quest'anno, vista la pandemia da SARS-CoV-2, è chiaro che saranno delle feste un po' particolari, però saranno, vista anche l'impossibilità di poter trascorrere queste feste con tante persone, ma solo con i familiari più stretti, diciamo, sarà anche, diciamo, l'occasione per poter riscoprire meglio il senso di queste festività, distogliendo anche, diciamo, l'attenzione dal cibo, sebbene comunque sarà un periodo in cui si mangeranno, si consumeranno comunque alimenti diversi, preparazioni diverse, e quindi questa è comunque una preoccupazione in più per chi è a dieta, ma anche per chi non lo è, perché come sempre si stima, insomma, che in questo periodo si possano prendere anche dai 2 ai 5 kg in più, anche se ricordiamo sempre che non si ingrassa da Natale a Capodanno, ma da Capodanno a Natale, cioè è più importante l'alimentazione che facciamo durante tutto l'anno piuttosto che in questi sgarri, in questo breve periodo, perché se riusciamo a mettere in atto delle piccole contromosse e delle piccole attenzioni, riusciamo ad evitare, insomma, di prendere chili in più inutilmente. Cosa possiamo fare? Allora, sicuramente mantenere le buone abitudini alimentari, cioè i 5 pasti al giorno, per evitare di arrivare ai pasti principali con troppa fame. Organizzare bene i pasti delle festività vere e proprie, perché se ci pensiamo, i giorni di festa in effetti non sono moltissimi, quindi segnalando bene quali sono i pranzi e le cene che faremo in famiglia, dove ovviamente per festeggiare si mangerà un po' di più, possiamo regolarci con i pasti precedenti e quelli successivi, evitando comunque sempre il digiuno, perché non è una buona forma di compensazione. Diciamo quindi di mantenere i 5 pasti al giorno, facendo comunque degli spuntini, di mantenere le porzioni di frutta e verdura, idratarsi bene, quindi continuare sempre a bere, aiutandosi anche con delle tisane depurative, evitando invece quelle che sono le bevande zuccherate, alcoliche, senza rinunciare ovviamente ai classici brindisi di questo periodo. E cerchiamo anche di organizzare bene la cucina, nel senso di preparare le giuste quantità necessarie per le persone che siamo in casa a festeggiare, per evitare che ci siano avanzi poi da dover consumare nei giorni successivi. E questo vale anche per i dolci. Sarebbe buona regola consumare i dolci solo, appunto, nei giorni prettamente di festa, che siano quelli fatti in casa o che siano anche pandori e panettoni, in modo da non doverli poi consumare nei giorni successivi. A questo proposito, per quanto riguarda i panettoni, i pandori, il torrone, più che fare una scelta tra l'uno e l'altro, cerchiamo di preferire quelli che siano i prodotti più artigianali e non magari quelli industriali, che sono naturalmente più ricchi di conservanti, additivi, anche quindi di farciture con burro, creme, cose cioccolate e il resto. Quindi cerchiamo di fare comunque delle scelte alimentari consapevoli. In qualche modo avremo comunque più tempo da dedicare a noi stessi e quindi anche a fare un po' di attività fisica. Quindi per compensare magari in questo modo qualche sgarro in più, che comunque capiterà, perché è chiaro che in questo periodo, in questi giorni, si assaggeranno, si consumeranno piatti diversi e sicuramente anche più calorici rispetto a quella che è la nostra alimentazione abituale durante tutto il resto dell'anno. Ma è anche giusto e anche normale. Chiaramente quello che possiamo fare è comunque di assaggiare un po' tutto, tranne se ci sono persone che
hanno magari patologie particolari che non possono consumare per nulla determinati alimenti, ma in linea generale consumiamo comunque, assaggiamo un po' di tutto mantenendoci sulle quantità che sappiamo essere le corrette per noi, perché magari già siamo a dieta e quindi già stiamo seguendo un piano alimentare. E come diciamo, beviamo sempre, cerchiamo di mantenerci in attività facendo un po' di attività fisica laddove è possibile, e possiamo in questo modo poi riprendere con l'anno nuovo la nostra alimentazione abituale. E nel caso in cui avessimo preso qualche chilo in più, o volendo invece fare una dieta un pochettino più depurativa e disintossicante, il consiglio è sempre quello di rivolgersi a dei professionisti per farci seguire a 360 gradi in maniera personalizzata. Bene, per il resto io vi ricordo sempre che potete trovare quell'articolo sul sito di Cilento Channel, sui social di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito sempre a scrivere un'email a nutrizionericci@virgilio.it, e non mi resta altro che fare i migliori auguri a voi tutti di Buon Natale e di un sereno 2021. Auguri a tutti. Ciao.